È giunto alla fase conclusiva il corso SNA, il corso della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, rivolto ai pubblici funzionari. Sono state introdotte le novità in tema di politiche comunitarie. Il corso si è svolto nell'ambito del protocollo Demetra. Il protocollo si muove su tre assi fondamentali: le attività produttive, la formazione e le politiche comunitarie. Il corso SNA, che è frutto dell'accordo tra la Regione Siciliana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra appieno nell'asse della formazione. Immediatamente un corso programmato, progettato, realizzato. E questo è importantissimo perché così formiamo i dirigenti, i funzionari degli enti locali, che con tanta passione hanno seguito i vari momenti di questo seminario e i laboratori. Noi siamo contenti del risultato di questa iniziativa. Abbiamo sviluppato una serie di seminari di approfondimento su alcune tematiche chiave per lo sviluppo locale. In particolare stiamo elaborando una serie di percorsi di approfondimento che riguardano i protocolli per lo sviluppo in rete di quelle che sono le azioni legate con i fondi comunitari e quindi con i fondi europei. Quali sono le novità che sono state spiegate ai partecipanti? Beh, le più importanti, diciamo, novità riguardano il cambio di passo della programmazione comunitaria, che è molto più legata ai progetti esecutivi, quindi alla realizzazione degli interventi, e quindi un modello diverso di intervento, sul territorio. Certamente ci sono alcuni strumenti di riferimento come gli ITI, che sono interventi territoriali integrati, oppure i nuovi cluster, che sono, diciamo, elementi che sono già considerati nei nuovi programmi operativi e che sono stati già in qualche modo introdotti attraverso questi seminari e diventano oggetto di discussione fondamentalmente per i destinatari privilegiati, che sono i dirigenti, i funzionari e gli amministratori, naturalmente, degli enti locali.